Sin impedire sono stati risultati conseguiti dal Corpo di Rendicontazione e Finanza di Lecco nel contrasto alla sua fiscale e alle sue economiche, compito prioritario per il Corpo. I dati di dettaglio sono bibliografici in un posto comunicato stampa, consegnato al Corpo di maggiore informazione. Al di là dei numeri, che spesso sono legati a situazioni contingenti, resta il dato del costante impegno quotidiano del Corpo. Restano piccoli risultati ottenuti giornalmente che consentono di raggiungere a fine anno obiettivi di livello. Resta la funzione importante affidata alla Guardia di Finanza, un valido presidio della legalità a tutela dell'ordine economico nel Paese e nell'Unione Europea, funzione non del tutto misurabile attraverso normali indicatori di produttività, quindi presidio della libertà negoziale, della libertà di impresa, del libero mercato. In altri termini, gli assi portanti della nostra Costituzione economica. La tutela della sicurezza economico-finanziaria in tutte le sue diverse manifestazioni rappresenta il fattore caratterizzante e unificante delle molteplici e diverse protezioni del Corpo, dalla lotta all'evasione fiscale al controllo della spesa pubblica, al contrasto alla criminalità economica organizzata, alla tutela del mercato dei capitali, dei beni e dei servizi. A questa missione esclusiva è connessa un'importante responsabilità, soprattutto nello scenario attuale, che risente ancora degli effetti di una crisi finanziaria che ha rappresentato una minaccia per il sistema economico e un'opportunità per l'illegalità. Per sostenere la ripresa occorre stabilire un clima di fiducia nel mercato, riaffermando l'importanza del rispetto delle regole di equità fiscale e di concorrenza leale, rifornendo un'adeguata risposta alla domanda di legalità che si leva dalla società. Per tale ragione, gli obiettivi strategici verso i quali la Guardia di Finanza continuerà a realizzare gli sforzi sono il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali, mercato dei beni e servizi, il concorso alla sicurezza interna del sistema del Paese. E oggi è necessario un rinnovato impegno che più che nella legge deve trovare le sue parti in un ritrovato spirito di etica pubblica e privata. Già nel 1953 Cesare Gasperi, parlando alla Camera, ammonì sulla necessità di intensificare l'opera di contrasto all'evasione fiscale. Da allora tutti i governi che si sono succeduti, sono ancora i nostri, hanno indicato quale punto importante del loro programma la lotta all'evasione. L'evasione normale che crea sperequazione e priva il Paese delle risorse necessarie al suo sviluppo. Oggi vi è una sempre più crescente domanda di sicurezza, soprattutto con riferimento ai cosiddetti reali correttori, tutti rapine, e a una richiesta sempre maggiore di presenza delle forze di polizia. Non vengono però le richieste di finanziamento, perché si continua a sottovalutare il danno provocato da un sistema economico mal funzionante e della sua fiscale. Un sistema economico che vacilla non consente alle imprese di produrre, di crescere, di dare lavoro e di conseguenza è un sistema che crea disoccupazione. Non è forse gravissimo per un genitore perdere il posto di lavoro? Non è forse gravissimo per un paese non avere una prospettiva di lavoro per i giovani? Ed ancora, l'evasione che purtroppo molti giustificano, quantomeno vedono come meno pericolosa di altri reali, non è un male peggiore che estirpare ad ogni costo perché aumenta il senso dell'ingiustizia e priva l'ostacolo degli enti locali dei mezzi economici necessari per poter funzionare. L'evasione si può eliminare non soltanto con una mentalità repressiva, ma con una politica culturale sul territorio che faccia terra bruciata e consenso di cui spesso si lamenta. Il richiamo alla legalità è essenziale, credo che sia uno dei motti che noi stiamo portando avanti da un po' di tempo, perché fino a quando le persone non saranno più la gente comune, le istituzioni, non saranno effettivamente convinti che l'evasione è un male, che la mancanza di regole nel settore economico è un male, perché se un soggetto non può fidarsi di un altro soggetto e poi fallisce perché non vengono pagate le fatture, crea un problema a catena che poi si diffonde. Quindi le regole sono essenziali in materia economica e non possono essere non rispettate.